Ok, ci siamo? Ciao ragazzi, allora questa è la prima serie di, o meglio, la prima puntata della serie di Q&A per Vadicomp Academy. Abbiamo qui una serie di coach ed esperti nel settore che collaborano con me. Abbiamo Nicolò Liani che conoscete come preparatore con cui ho collaborato per il webinar. Poi abbiamo Marco Aurelio Sterpa, un altro coach molto anche autore di diversi articoli e anche Ogni collaboratore tanto di sì. Vadicomp Academy, anche lui un esperto di evidence based o comunque insomma un appassionato, e Lia Oliviero Barbon che anche lui condivide la stessa passione, è un divulgatore, ha fatto diversi post anche a livello diciamo internazionale, quindi in inglese, ha collaborato anche con Iraki, quindi ho voluto coinvolgerlo perché ho visto da subito che avesse un talento in questo settore, anche lui un coach, quindi siamo tutti accomunati dalle stesse passioni, quindi sia dal coaching che dalla divulgazione scientifica e così abbiamo deciso di dedicare una serie alle domande e risposte. Partiamo allora con la prima. Allora, Davide Calantari ci chiede effetti dell'assunzione di ashwagandha, riscontrati e eventuali raccomandazioni. Ok, Non so chi io vuole sappia, partire. Elia aveva forse qualche Sì. approfondimento, aveva fatto qualche approfondimento. Allora, l'ashwagandha è un tonico adattogeno per chi non conosce ed è generalmente un integratore che viene consigliato per la gestione dello stress, riduzione di ansia, potenzialmente disturbi del sonno e così via. Il dosaggio che generalmente viene raccomandato è tra i 250 e i 500 mg al giorno, assunzione continuata, però si notano già benefici a partire dai 100 mg per riduzione di ansia e stress, mentre il margine più alto, addirittura fino ai 600 mg, è associato proprio per curare problematiche come l'insonnia e così via. E da quello che mi risulta c'è anche una buona parte di ricerca su riduzione di fatica sotto sforzo e addirittura aumento di motivazione proprio per affrontare una task fisica o mentale. E la seconda parte della domanda mi sembra che dicesse cosa abbiamo riscontrato assumendola. So che anche Marco è un avido consumatore e per quanto mi riguarda alcuni di questi benefici sono sicuro, eccola, alcuni di questi benefici sono sicuro di averli riscontrati, in particolar modo rilassamento o comunque l'attenuazione dell'ansia stato, in particolar modo in seguito all'assunzione di stimolanti o in seguito comunque a stress indotti da o attività fisica intensa, quindi proprio dall'allenamento, o in seguito anche a giorni più pesanti dal punto di vista di task mentali. Per cui anch'io cerco di assumerla in periodi in cui, in concomitanza con periodi più stressanti dal punto di vista o di studio o di allenamento solitamente. E, niente, come range raccomandato, spesso anche i prodotti sono intorno a questo range qua, in generale tra i 200 e i 600 mg, proprio come tipo di assunzione. Ok. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, guarda, io ho fatto una ricerca, ho trovato in realtà questo qui, che è uno studio di Salve et al. Del 2019, Adaptogenic Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults. È carino perché è il primo, credo, almeno quanto ne so, a prendere gruppi con dosaggi differenti, che sono quelli di cui parlavi tu. E quindi hanno preso 60 soggetti, è un double blind con un gruppo placebo, un gruppo a 250 mg e un gruppo a 600 per 8 Quelli che ti settimane. piacciono. Sì, esatto. E si sono assicurati, ovviamente, diciamo, hanno utilizzato dei questionari sia per valutare lo stato di ansia sia e lo stato di stress. E è stata misurata anche la qualità del sonno e i livelli di cortisolo pre-studio a 4 settimane, 8 settimane. E diciamo che nei criteri di inclusione c'erano che comunque fossero persone già stressate a priori. E hanno osservato praticamente un miglioramento di tutti i parametri. A dire il vero, sono andato a vedere poi pure le tabelle precise, c'è stata riduzione dello stress anche nel gruppo placebo, quindi intanto vale un po' come discorso sul fatto che
dire stai prendendo qualcosa che ti sta aiutando con lo stress, probabilmente anche un effetto involontario, no? Però c'è da dire che le differenze medie sono state più marcate nel gruppo a 250 e molto più marcate in quello a 600 mg. Quindi dei tre, quello che ha avuto il maggiore effetto su tutti quanti i parametri, riduzione del cortisolo, sonno, qualità del sonno e quant'altro, è stato quello a 600 mg. E devo dire che onestamente ce ne sono altri due, sempre il 2019. Uno è sull'insonnia, che è un'altra delle cose per cui ho visto che viene studiata la ashwagandha. Però non ho avuto tempo di leggerli, però è comunque un integratore forse poco conosciuto ma molto studiato, c'è molto in letteratura sull'argomento. Sì, faccio semplicemente qualche osservazione. Da quello che ho visto negli ultimi anni c'è un po' di letteratura a riguardo, io mi sono più guardato quello che è più legato al nostro settore, quindi performance, addirittura è un testo boosters, se non ricordo male, per soggetti che magari hanno ipogonadismo o comunque livelli molto bassi, e è un soppressore del cortisolo. Quindi per quanto non abbia mai approfondito più di tanto, posso dire che è un supplemento che sta venendo sempre più studiato, sembra promettente da quello che appare, e potrebbe essere secondo me valutato soprattutto nelle fasi di restrizione calorica, di preparazione, perché da una parte, da come avete detto, agisce positivamente sul sonno, dall'altra è uno stimolante, dicevate? Quindi ha effetti di riduzione sullo stress e sull'ansia. Ok. Effetti stimolanti però, non sono sicuro. Sì, ok, però diciamo che magari sono delle funzioni che hanno un'utilità nelle fasi anche magari avanzate della preparazione. Forse aveva qualche effetto sulla sensibilità insulinica, non mi ricordo. Forse Elia, ti sei congelato? Elia si è impassibile. Guarda, posso dirti che non ha effetti negativi, perché ho visto che ne hanno anche valutato i dosaggi, insomma. Quindi di sicuro non ha effetti negativi, però ci siamo persi lì. È rimasto sconvolto. Ok, è stato un bel taglio. Vabbè, okay. Eccolo. Sono recuperato. Io ho fatto lo spot con il telefono. Mi è congelato. Dalla... Mi è andato di là perché mi sì. Ok, no, sono divertenti anche questi momenti. Allora, no, secondo me potrebbe essere valutato appunto nelle fasi della preparazione, proprio per tutta una serie di meccanismi che nella prep, o meglio di miglioramento di sintomi che nella prep vengono a galla, ecco. E l'unica cosa che mi lascia il dubbio è il costo. Come al solito io valuto il rapporto costo-beneficio, cioè uno supplemento è promettente, ma magari non c'è così tanta ricerca da validarne in maniera inequivocabile i potenziali, però magari costa anche molto. Quindi c'è un rapporto tra costi e benefici che è comunque un po' labile. Volevo capire, visto che voi l'avete acquistata, se i prezzi sono abbordabili. Secondo me sì. Costa consiera che credo un'interazione per due mesi almeno sta sui 20 euro in media. Poi ci sono ovviamente prodotti diversi e dosaggi diversi. Io personalmente questo ultimo che ho preso l'ho pagato credo sotto i 25 euro sicuramente, perché a me non piace spendere troppo. però per due mesi questo è quello a dosaggi più alti. Quindi mi pare che siano 600 milligrammi. No, 500 milligrammi. Ok, vabbè, insomma, Come costo siamo lì, è vero? Siamo intorno ai 20 euro per quanto riguarda un'assunzione mensile. Ok, diciamo che allora è una delle nuove promesse, diciamo, nella supplementazione anche per il fitness, quindi da valutare, ecco, potrebbe essere un supplemento da aggiungersi nella preparazione. Ok, dai, passiamo alla prossima. Non so se ci vogliamo collegare e approfittarne con il fatto che abbiamo parlato comunque anche di sonno, perché Lorenzo Canedoli ci chiedeva: migliorare la qualità del sonno, linee generali, integrazione e routine, che è un argomento penso pertinente in linea con quello precedente. Sì. Tu, Nicolò, hai qualcosa da dire? Ma allora, per quanto riguarda la qualità del sonno, diciamo che le linee guida generali, magari che cosa ci dicono? Ci dicono di avere determinate abitudini che tendenzialmente potrebbero apportare dei vantaggi nel cronico per quanto riguarda appunto
in una qualche maniera mantenere una qualità del suono ottimale. Sicuramente magari la prima magari linea guida generale che si tende a dare, no? Anche per mettere in mezzo un altro supplemento che è la caffeina, è quello di cercare quantomeno di evitare o quantomeno minimizzare molto l'assunzione di caffè e di caffeina, diciamo nelle ore pre, poi notturne, di sonno notturno. Quindi magari se abbiamo anche la possibilità di allenarci nella prima fascia della giornata, quindi abbiamo un allenamento mattutino nel primo pomeriggio, tendenzialmente sconsiglierei vivamente magari durante la sera di assumere caffeina o caffè, laddove soprattutto siamo dei soggetti molto sensibili e che quindi abbiamo già riscontrato delle problematiche appunto a livello di sonno notturno. Altre indicazioni, altri consigli che possiamo dare sono inerenti al fatto magari di staccare la testa una o due ore prima da schermi, monitor, quindi anche quello potrebbe aiutare da quel punto di vista. Io lo faccio personalmente perché magari ho questa abitudine, io poco prima di andare a letto magari ho qualcosa da finire a livello di lavoro, quindi devo stare al computer piuttosto che mi guardo un video, mi guardo un podcast, però da quel punto di vista come consiglio generale potremmo anche dare quello. Poi anche lì ci sono comunque delle soggettività che vanno poi esaminate nel pratico, però ecco, magari le prime due cose che mi balzano alla mente sono queste. Potrebbe esserci un conflitto a livello poi di allenamento e sonno notturno, nel senso che determinati soggetti, questo è anche stato riscontrato, magari allenandosi nella fascia serale, appunto dopo 2-3-4 ore, quelle che sono prendono sonno, quindi si accingono ad andare a letto, ci potrebbe essere un conflitto dal punto di vista proprio endocrino, perché i livelli di adrenalina sono ancora elevati per questi soggetti, ci potrebbe essere quindi un discorso che l'adrenalina noi sappiamo che si alza durante il workout, per alcuni soggetti rimane elevata per un certo lasso di tempo. Chiaramente con l'adrenalina elevata anche il fatto di riuscire a prendere sonno diventa molto molto difficile e quindi potrebbe comunque esserci questo conflitto dovuto appunto dalla risposta dell'allenamento al fatto di riuscire a prendere sonno. E quindi chiaramente se uno poi non ha la possibilità di fare altrimenti, c'è poco da fare. Però questa cosa qua potrebbe anche essere presa in considerazione. Per quanto riguarda l'integrazione, io conosco l'integrazione di melatonina che potrebbe aiutare da quel punto di vista. Io personalmente l'ho utilizzata nelle mie gare del 2018. Arrivati a un certo punto ho iniziato a integrare la melatonina. Ho riscontrato in acuto dei piccoli miglioramenti da quel punto di vista, probabilmente dopo poco non ho più notato alcun tipo di beneficio, potrebbe anche quello essere stato magari un mio limite che andava in una qualche maniera ciclizzato il dosaggio. Io non mi sono mai addentrato nello specifico, nel conoscere approfonditamente l'integrazione di melatonina. Però ecco, questo magari potrebbe essere un supplemento interessante, so anche magari di altre supplementazioni che possono essere zinco, magnesio, che in combinazione poi con la melatonina magari anche da soli possono dare benefici. Se voi avete qualcos'altro da aggiungere passo la palla a voi. Ricordo Elia che aveva dedicato anche un bell'articolo nel mio sito alla questione, quindi immagino sì, che abbia qualcosa da dire. Se vuoi, Nicolò ha già parlato di abitudini, di dare un attimo un margine di regolarità al ritmo circadiano, quindi anche con magari qualche approfondimento sul cibo lo posso dare, quindi tipo mix di carboidrati e proteine, soprattutto nella finestra del pre-nannan, nelle ore precedenti, essendo più insulinogenici e anche aumentando l'uptake di triptofano al cervello rispetto a dosi alte di grassi, hanno dimostrato effettivamente di promuovere più una
una sonnolenza, una sleepiness, quindi anche cibi più alti in triptofano nella finestra precedente al sonno possono essere più utili. Anche esempio pratico, non so, il tonno, il pollo, i kiwi, su cui effettivamente anche recentemente stanno uscendo diversi papers, per non dare nessuna manna dal cielo come se questi cibi fossero fantastici o fossero superiori ad altri, comunque la linea guida generale di evitare fonti alte fonti di grassi nel pre-nanna comunque rimane l'indicazione più importante. Poi per quanto riguarda integratori, magari posso aggiungere anche valeriana, GABA o integratori di questo tipo. Il GABA è un neurotrasmettitore inibitorio, mentre anche appunto il magnesio, in dosi piuttosto alte, il magnesio possono promuovere questo effetto rilassante. E, per quanto riguarda anche altri integratori, ho visto che Marco ha condiviso qualche giorno fa qualcosa sul tart cherry juice, quindi le ciliegie, e anche questo c'è poco ancora, sono a conoscenza solamente di uno studio, mi sembra un clinical trial in cui i soggetti erano anche pochi, ma per 7 giorni hanno consumato questo tart cherry juice e hanno riscontrato proprio un miglioramento nella qualità del sonno e una facilità, una maggiore facilità nell'addormentarsi. E un altro fact simpatico può essere quello, ora non è stagione purtroppo, però indossare i calzini e quindi tenere le estremità del corpo piuttosto calde, anche questo ha dimostrato una facilità nell'addormentamento e una minore quantità di wake-ups durante la notte, quindi anche questo potrebbe essere un consiglio utile per chi vive in paesi freddi o in posti piuttosto freddi o addirittura in deficit calorico, quando spesso le estremità del corpo tendono a essere più fredde del centro del corpo. E quindi questi sono alcuni suggerimenti. Ok. Marco, hai qualcosa da aggiungere? Sì, non so se il paper che dicevi tu è questo, Review of Health Benefits of Cherries di Kelly del 2018. Dopo te lo becco. È possibile che, casomai tutte queste cose, se volete, le mettiamo come reference. Sì, ma tutto quello che hai citato sarà sicuramente nella descrizione. Sì. Io invece volevo citare questo qui che ho letto perché è una cosa, il sonno è una delle cose che mi preme di più con i clienti e ho dedicato insomma un video apposito, tra l'altro ho pure condiviso, credo, pubblicamente su YouTube poi. È un paper del 2019 di Vitale et al. Sleep Hygiene for Optimizing Recovery in Aphids, Review and Recommendations. Quindi è comunque un review della letteratura. È molto leggibile, è molto interessante e ci sono due tabelle. In buona parte ne ha parlato Niccolò, ne ha parlato Lia, di tutte quelle che sono le strategie. Io posso aggiungere che per esempio per il PC io utilizzo un'app che si chiama F.Lux, che permette di settare l'orario di sveglia e cambia il colore, la combinazione di colori del PC, mm-hmm. ed è molto comoda. Ci sono ovviamente anche degli blue light blocker per telefono eventualmente. Altre cose mi vengono in mente di evitare, cioè di tenere sotto controllo l'intake di fluidi prima di andare a dormire, quindi non esagerare bevendo troppo dopo cena. Altra cosa, la temperatura della stanza, quindi una temperatura non troppo calda, non troppo fredda, soprattutto ora che andiamo incontro all'estate, mi viene in mente. E per quanto riguarda l'integrazione, tutte quelle che ha citato Lia e Niccolò, credo che il magnesio bisglicinato sia in particolare, che tra l'altro io utilizzo a volte in combo con la ashwagandha nel post-workout, e in generale, comunque sul discorso pure della risposta endocrina, ovviamente cercare di tornare in uno stato parasimpatico il prima possibile post-workout è generalmente consigliabile. Io, per esempio, cerco anche di avere un intervallo di tempo prima di mangiare, perché questo può potenzialmente migliorare la digestione. Quindi se, per esempio, chi si allena la sera tardi, fare magari attenzione a questo e cercare di calmarsi o qualsiasi attività che può essere leggere un libro o meditare, per esempio, ha degli effetti su questo. Prima di cenare e prima di andare a dormire, per chi si allena tardi. Queste cose mi vengono in mente. Ricordiamo anche che fluidi non sono solamente acqua, ma sono anche contenuti in yogurt, verdure, eccetera. Quindi farsi l'insalata da 2 chili un'ora prima di andare a dormire e sperando di non svegliarsi la notte potrebbe essere comunque non ideale, così come farsi 0,5 chilo di yogurt greco perché è in deficit calorico e così via. Ok, sì, io aggiungo semplicemente che allora Elia aveva fatto un bell'articoletto per Body Comp Academy che poi linkeremo
sotto, come si chiama? Descrizione. Di Ascalia. Ah, ecco. Lorenzo non perde mai occasione per mostrare il rapporto con la tecnologia. Ok. E, volevo aggiungere che c'è anche un altro supplemento che andrebbe aggiunto alla lista, che è il triptofano, da quello che mi ricordo, che se non ricordo male era attorno a 1 grammo i dosaggi ideali. Io con la melatonina ho sentito più volte anche degli aneddoti e anche su me delle, non sempre dei benefici, cioè a volte è riuscito veramente a curarmi l'insonnio in certe fasi, in altre ho visto che non mi ha provocato un addormentamento e il giorno dopo ero non solo rincoglionito, cioè mi svegliavo rincoglionito, ma avevo anche un bel mal di testa. E qui e diversi report ho sentito anche sui social che non tutti si trovano così bene, quindi potrebbe essere sensato valutare una supplementazione alternativa. Quindi io direi, credo che il triptofano sia quello, uno dei più accreditati oltre alla melatonina, e poi c'è il magnesio. Forse... volendo parlare anche di erbe, Lorenzo, potenzialmente anche la lavanda, in particolar modo l'estratto di lavanda, sembra essere piuttosto... Lo citavi infatti nell'articolo, mi ricordo. Quindi vabbè, per riassumere, poi chi vorrà approfondire l'articolo di Alia lo linkiamo sotto. E aggiungo un'ultima cosa su questa cosa, sull'argomento dell'allenamento serale. Ci sono abbastanza controversie in letteratura, da quello che ho visto dalle review più recenti sembra che in realtà non disturbi il sonno nelle ore serali, però è possibile che magari a ridosso del sonno lo faccia, perché magari c'è un periodo di latenza in cui, come spiegava Nicolò, le catecolamine rimangono elevate e questo potrebbe disturbare in un primo momento. È anche vero che poi se noi ci facciamo un bel pasto sostanzioso a base di carboidrati, questo vabbè, aumenta appunto l'uptake di triptofano, genera una produzione di serotonina e quindi potrebbe comunque andare a compensare quello che è l'effetto eccitatorio a breve termine dell'esercizio fisico. Quindi non mi sento di dire che l'esercizio serale disturba il sonno, proprio perché anche in letteratura non sembra una cosa così consolidata. Ci sono comunque diverse controversie, ma più no che sì, diciamo. E è chiaro che poi uno deve anche provare su se stesso, e quindi se vede che allenandosi magari prima non ha problemi e allenandosi di sera ce li ha, è ovvio che deve valutare anche questo aspetto. E va bene, allora abbiamo concluso con questa domanda. Guarda, la successiva penso sia facile rispondere perché si aggancia a questo, è Leafy Life ci chiede se si sa qualcosa sui benefici cioè in generale sugli eccessi di sonno, quindi 9 ore o più. Io non so se lui si riferiva alla sleep extension o in generale a effetti anche potenzialmente negativi del dormire troppo. Io su questo non so rispondere, sinceramente. Anch'io non ho, non è un ambito che ho approfondito. Allora... Gli eccessi di sonno, onestamente, potrebbero essere un sogno erotico in questo momento, per cui non credo che sia un problema che molte persone hanno in realtà, o almeno su cui ho approfondito per quanto mi riguarda. Sì, evidentemente è un problema meno sentito. E quindi... Una cosa interessante magari che potremmo dire, sempre rimanendo nel recinto di interesse del sonno, no? Il classico approccio magari della persona che dorme poco durante la settimana e magari pensa che dormendo 10-12 ore, no, nel weekend, sabato e domenica, riesca magari a, poi facendo una media settimanale, no, delle ore di sonno, a in una qualche maniera colmare determinati gap, determinati deficit. Voi cosa, insomma, ne pensate in merito a questi approcci? Oddio. Vai Elia, vai. In realtà sulla privazione del sonno, già dopo 2 giorni, o meglio, 2 notti di privazione del sonno, quindi meno di 6 ore, si notano detrimenti negativi per quanto riguarda ambito cognitivo, sfera cognitiva, concentrazione, eccetera. Per cui accumulare o comunque un deficit di sonno sperando di compensarlo nel weekend in realtà non è una strategia valida. Non è come una media passi o una media calorica, purtroppo. Quindi sì.
Io aggiungo una curiosità interessante che ho visto recentemente in letteratura, cioè il concetto di debito del sonno. Il fatto che appunto dormire poco e poi genera questo debito che potrebbe essere in parte colmato se poi si dorme di più magari nel weekend. Quindi forse c'è un fondo di verità, nel senso che forse è meglio comunque compensare questo debito che non compensarlo. Però non credo che questo risolva il problema, quindi mi piacerebbe approfondirlo, però attualmente ho solo letto, diciamo, a livello concettuale questa cosa del debito del sonno, di cui non si sente neanche tanto parlare, però eventualmente linkerò anche lo studio sotto. Guarda, io non è legato proprio al discorso di recuperare magari il sonno nel weekend, però una volta mi ero interessato all'effetto di farsi il classico pisolino, che è invece una cosa parecchio studiata in letteratura, e c'è questo paper di Lovato, sono andato a recuperarlo perché l'avevo postato su Instagram, The Effects of Napping on Cognitive Functioning, e lì sembra che ci siano effetti positivi di avere diciamo, una dormita abbastanza lunga, ma non troppo, che... Cioè, diciamo che non vada a influenzare negativamente lo sleep cycle che uno ha, però può avere effetti cognitivi di miglioramento della cognizione, soprattutto in stato di deprivazione del sonno. Quindi, se uno per lavoro o per altro è costretto a dormire meno, in qualche modo, se riesce a mettere una mezz'ora o un'oretta di sonno nel pomeriggio, può avere degli effetti positivi. E l'effetto eventualmente di sonnolenza post-pisolino, che alcuni hanno, uno può in qualche modo trovare un offset a questa sonnolenza con un caffè, un intake di caffeina che è stato anche studiato subito dopo il pisolino. Quindi questa potrebbe essere una strategia interessante per chi in Sì, la qualche cosiddetta modo. pennichella, no? Che è Sì. quella. Sì, ho visto anche tanta Addirittura. letteratura, effettivamente può avere senso. Magari anche qua, visto che la preparazione o la restrizione calorica porta a maggiore probabilità di disturbi del sonno, queste strategie potrebbero essere appunto più considerate in queste situazioni. Quindi interessante per chi comunque accusa dei disturbi, soprattutto nelle fasi avanzate magari della preparazione, anche questa si aggiunge alle varie che abbiamo discusso. Addirittura Marco, il napping l'ho ripescato su Instagram perché l'avevo messo anche io in un test in uno scatto di 5 metri. Addirittura il napping, il gruppo che ha utilizzato questa strategia, ha avuto una percezione dello sforzo minore, sia addirittura una migliore performance. Quindi sì, può essere una strategia ottima per recuperare il sonno, ma addirittura per migliorare uno sforzo in acuto. Ottimo. Anche perché secondo me va considerata la modalità di intervento e se la persona davanti è disponibile a quella modalità di intervento. Sì. Perché mi è capitato spesso di dire a un cliente aumenta le ore di sonno perché dormi troppo poco e la risposta è stata non posso perché la sera torno al lavoro gioco alla PlayStation. E non è semplicissimo dirgli di non Sì, farlo. bisogna cercare di trovare dei compromessi, ecco. Poi invece questa l'ho scelta perché è carina secondo me. Sempre Davide Cavantari ci chiede l'errore che abbiamo compreso di commettere troppo tardi e che abbiamo sottovalutato per lungo tempo. Chi Chi parte? parte? Vai, Nicolò. Vado io? Sì. Vai, vai. Allora, se ne dovessi scegliere uno tra i vari, probabilmente è quello dell'autoregolazione. Cioè, io ho il mio programma scritto su carta, cioè ho il mio allenamento, ho i miei macro, al di là di quello magari che succede esternamente, no? Io devo seguire fedelmente quello che mi sono prefissato, come se ci sia qualcosa, diciamo, di sacro, no? Come se magari apportare delle modifiche mi compromettesse effettivamente, no? Risultati, quindi magari ci poteva essere quella volta che avevo dormito male la notte, quella volta che magari avevo avuto stressori esterni di un certo tipo per magari problemi di vita quotidiana e quindi non avevo in una qualche maniera questa capacità o non volevo acquisirla appunto di reagire in maniera reattiva poi alle situazioni e quindi autoregolarmi di conseguenza. Potrebbe essere un classico esempio quello di dire
durante i mesocicli io devo avere un certo tipo di progressione, no? E quindi in una qualche maniera quello è il mio obiettivo ed è giusto, ok? Però magari ci può essere la settimana all'interno del mesociclo X dove io per N ragioni ho difficoltà, no, a finalizzare poi queste progressioni. E quindi, piuttosto che accettare la realtà delle cose, impuntarsi a tutti i costi di no, devo fare una cosa e quindi quella deve essere. Ho visto che questa mentalità appunto del bianco e nero, del tutto niente, è assolutamente sbagliata, sia a livello di allenamento, sia poi a livello di appunto alimentazione. E quindi, soprattutto negli ultimi anni, possiamo dire, io personalmente ci ho sbattuto talmente tante volte la testa su questa cosa che ormai dopo anni ho un attimino compreso determinate dinamiche e quindi ad oggi posso dire che acquisire poi nel tempo questa capacità ti consapevolizza a 360 gradi come atleta, come persona e soprattutto secondo me è una skill che nel lungo termine ti può dare dei risultati migliori proprio a livello di risultato piuttosto che avere questa mentalità del tutto niente. Risposta. Elia? In ambito pratico forse sovrastimare le mie capacità di recupero, sia in allenamento che nello studio e nella vita quotidiana, quindi credere di poter fare quella serie in più, quell'ora in più da sui libri al computer o in palestra, e credere di poter comunque farla franca, in realtà no, perché l'ho sempre pagata dopo. E in ambito più studio scientifico, credo leggere l'abstract di uno studio e credere di aver capito. Questi due problemi. Lorenzo? Beh, io avrei risposto la stessa cosa di Nicolò, nel senso che io per almeno una decina d'anni ho seguito gli approcci rigidi che erano i propri della scuola Bro, che sono ancora propri della scuola Bro, e devo dire che chiaramente va anche visto diciamo l'aspetto positivo è che tu una volta che acquisisci una disciplina tale da rimanere rigido per mesi, poi quando passi ai metodi flessibili ti sembra una cosa molto maggiore di chi invece inizia da subito con la flessibilità. Quindi ripensando ai vecchi tempi, devo dire che insomma mi ha cambiato il mondo. Proprio nel webinar nostro, di Nicolò, parlavamo di autoregolazione e flessibilità come due concetti che in realtà secondo me potrebbero essere usati in maniera interscambiabile e ormai vengono usati sia nell'ambito, diciamo, della periodizzazione e programmazione sia nell'ambito dell'alimentazione e indicano la stessa cosa, cioè il fatto di uscire un attimo dai binari non è che sputtana tutto, invece proprio per utilizzare un concetto del tutto niente di Nicolò, effettivamente non è che se tu infrangi un attimo una regola allora hai sputtanato il lavoro di mesi, sia per la dieta che per la programmazione. Per questo io ormai, ma diciamo che questa ormai è una scuola, quella che è propria del natural bodybuilding attuale, quella appunto dell'autoregolazione e della flessibilità, sia nell'alimentazione che nell'allenamento. Quindi di questo veramente sono contento perché mi ha cambiato veramente il modo di approcciarmi alle cose e questo si riflette anche, anzi, questo è il grosso del beneficio, è proprio psicologico. Cioè tu non hai più l'idea che, oddio, cosa ho fatto, quei sensi di colpa, no? I classici sensi di colpa che veramente ti portano a viverla male poi, cioè questa cosa poi te la porti avanti, mentre con l'autoregolazione tu sai che in realtà puoi semplicemente compensare la cazzata, tra virgolette, che hai fatto con lo sgarro oppure con non, oppure magari allenandoti di merda una settimana perché non te la sentivi. Quindi questo è stata veramente la più grande rivoluzione per me e in realtà la più grande rivoluzione che ha visto il settore bodybuilding attuale rispetto alla vecchia scuola. Non c'è veramente motivo di rimanere rigidi
per quanto riconosca che possa avere dei, diciamo, dei pro, nel senso che è una disciplina, è qualcosa di militaresco, e che poi se uno segue, magari, insomma, riconosco che chi vuole mantenere questa rigidità, cioè posso capire la sua prospettiva, però se posso scegliere, scelgo chiaramente la strada della flessibilità. Perché? Perché comunque porta, e questo è importante, ad affrontare il percorso in maniera psicologicamente più sana per avere lo stesso risultato, se non addirittura migliore. Soprattutto io magari mi limito solo mi esprimo solo sull'ambito natural, ma non escludo che anche nell'ambito doped degli approcci flessibili possano addirittura permettere di ottenere migliori risultati. Ma anche se non ottenessi migliori risultati finali, comunque otterresti lo stesso risultato con meno sacrificio, meno sforzo, meno dolore, meno tutto. Quindi alla fine viene ottimizzato il rapporto tra sforzi e benefici. E quindi questa è la più grande cosa che veramente mi ha influenzato negli ultimi anni, passando alla nuova scuola. Ecco. Io personalmente, se tornassi indietro, vorrei avere un po' più di capacità di resistere a quelle che sono le tendenze del momento e non lasciarmi influenzare da quello che è, diciamo, che sono a volte quelle che sembrano essere nuove scoperte del mondo mm-hmm. accademico, a volte quelle che sembrano essere delle tendenze che vengono dall'oltreoceano. Sì. Perché ho passato un po' diversi momenti. Ho passato all'inizio, quando ho iniziato, era molto di moda il powerlifting e quindi si cercava di inserirlo anche nelle programmazioni del bodybuilding in ogni modo possibile. E io, per esempio, magari per periodi ho fatto triple, doppie per i blocchi di forza specifici, cose del genere. Poi c'è stato il libro di Israel che ha portato tutto un altro approccio, in cui ci si allenava a volumi esagerati con RIR e programmazioni a blocchi particolari, e poi ho vissuto la terza fase, che è quella del volume basso, frequenza alta ma tutto vicino al cedimento, che adesso è quello che viene dagli UK. Se avessi avuto la consapevolezza di aver compreso i principi come ce l'ho oggi, magari non mi sarei lasciato influenzare così nel tempo. Oggi vedo tutto così chiaramente, dico ok, c'è del vero in entrambe le cose, però cerchiamo di ragionare per principi e non per quello che è il metodo del momento. Questo è un'osservazione che sicuramente merita considerazione, perché ormai siamo bombardati da novità e come dicevamo anche in altre sedi, il settore si evolve in maniera estremamente rapida, quindi nell'arco di pochi mesi vengono fuori sempre nuove scuole, nuove teorie, in maniera molto più rapida di quello che era una volta. E c'è il grosso rischio che veniamo influenzati nel senso negativo del termine da tutte queste nuove scuole. Secondo me prima di tutto bisogna essere consapevoli di questo rischio, e dall'altra bisogna acquisire una competenza tale da capire quello che di buono possono promuovere queste scuole, e soprattutto capire che non è la migliore via. Però riconosco che magari, anche se certe scuole hanno dei loro approcci magari estremi, cioè che estremizzano un discorso, possono sempre portare qualcosa di nuovo, qualcosa da prendere e da portare nell'insieme, nel ventaglio di possibilità che possono essere sfruttate. Quindi per quanto, ad esempio, Israetel, io sono stato critico per molto tempo, poi ho iniziato, diciamo, ad accettare e a riconoscere i pregi e quello che ha portato di buono nell'ambiente, quello magari di fissare delle soglie di volume, proporre delle strategie di progressione del volume, di focalizzarsi molto su quell'aspetto. Secondo me, per quanto a mio modo di vedere il suo approccio possa essere un po' estremista e anche, diciamo, parziale, nel senso che lui a prescindere sostiene certe tesi, sicuramente ha un'applicabilità anche per chi vuole mantenere un approccio un po' più, diciamo, neutrale, quindi prendere il buono da tutte le scuole. Quindi sì, ognuno apporta qualcosa di buono, è bene non lasciarsi, diciamo, travolgere da queste novità, perché altrimenti non se ne viene fuori. Ecco. E poi, se vogliamo passare all'ultima, questa è magari un po' più pratica come argomento anche. Fornano Luca ci chiede che consigli abbiamo per un bulk pulito. Dai, io farei iniziare Nico. Ok. Ma allora, consigli
dal punto di vista adesso bull pulito, mi verrebbe più appunto da spendere due parole dal lato alimentare, no? E quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che ad oggi, e questo è anche stato riscontrato in maniera abbastanza chiara in letteratura, surplus energetici nell'ordine delle 150-250 kcal non davano in una qualche maniera una risposta ipertrofica così inferiore a surplus smodati come appunto 850 calorie più. Di contro c'erano che i surplus smodati chiaramente davano un accumulo di massa grassa molto 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 più importante. E quindi sicuramente la prima cosa da tenere in considerazione, secondo me, è il fatto che il più non è meglio, nel senso che la fase di bulk in generale dovrebbe essere, anche a livello mentale, vissuta come una fase di mi alimento per migliorare quella che è la mia performance sportiva, e non, questa cosa qua non deve comunque essere in una qualche maniera interpretata come più mangio e più anche in palestra spingo di più. E in generale, quindi sappiamo che un leggero surplus energetico, magari anche tracciando i macro, le calorie in maniera insomma corretta durante l'arco poi della settimana, ci deve essere. Quindi è giusto comunque in una qualche maniera monitorare la situazione, ma partendo dal presupposto appunto che di più non è meglio. Quindi è inevitabile il fatto che l'ipercalorica, che tra parentesi deve essere molto molto prolungata per far sì che un atleta natural effettivamente possa ottimizzare quelli che sono gli adattamenti ipertrofici, cioè non esiste che io sto in bulk 6 mesi, in cut 6 mesi durante l'anno. Quindi la fase di bulk deve essere preponderante in un arco temporale vasto per quello che è una persona. E comunque diceva, è inevitabile che anche se abbiamo magari dei surplus calorici controllati, arriviamo a un certo punto che la body fat, con quelli che sono poi anche tutta un'altra serie di adattamenti legati anche alla parte allenante, salgono. E quindi noi attraverso poi delle fasi di mini cut, che adesso non ci vogliamo dilungare, se no la risposta diventa troppo lunga, possiamo in una qualche maniera, come dire, ripristinare un certo equilibrio, riportare diciamo la persona entro certi binari. Quindi ricapitolando, surplus controllato, grande focus comunque sulla performance, perché alla fine il bulk deve essere una fase dove diamo uno stimolo allenante progressivamente più intenso e di entità maggiore, e quindi comunque ci deve essere un surplus energetico ma moderato, e dopo tot tempo intervallare il tutto con fasi appunto di mini cut. Elia? Ok, beh, tutto quello che ha detto Nicolò, assolutamente, e il bulk deve essere preso, e qua vi cito dal vostro seminario, deve essere un periodo di abbondanza calorica, quindi in generale anche includendo i mini cut sul grande schema deve essere la maggior parte del tempo spesa in questa situazione di non stress, comunque di stress che deve essere principalmente derivato dalle progressioni che ci sono appunto in allenamento, quindi spingere sulla performance. E altri consigli che posso aggiungere forse sono partire già puliti, quindi non cominciare un bulk in una situazione sfavorevole, per cui il partitioning potrebbe essere già sfavorevole dopo poco tempo che ci si trova in questa situazione di abbondanza calorica, e inserire assolutamente dei check monitorati e costanti, e direi questo. E come tasso di guadagno posso spendere qualche, forse anche qua in base al grado con cui di esperienza dell'atleta possiamo più o meno stimare da uno 0.5 a un 1.5 di guadagno del peso corporeo al mese, tuttavia anche qua ci possono essere differenze interindividuali, per cui soggetti in cui è più possibile spingere anche di più. Come tasso spesso si dice quello del 1% al mese, perché è molto conservativo e è applicabile su molte persone, quindi direi questo. Mm-hmm. Marco poi? A livello numerico mi ritrovo con quello che hanno detto Nicola e Elia.
soprattutto questo 1%, se facessi una statistica, l'80% abbondante di quelli che seguo stanno all'1% al mese in massa. Ci sono dei casi in cui mi sono spinto di più, generalmente sono soggetti giovani o soggetti che già di partenza, nonostante una scarsa esperienza in palestra, si vede che hanno un potenziale particolare. E quindi con quelle persone capita che facciamo delle foto, hanno preso quell'1% e dico ok, probabilmente qui si può spingere di più, cioè non, se, dove sono andati a finire, non c'è grasso in più rispetto alla volta precedente, dove sono andati a finire. E l'altra cosa a cui fare attenzione è soprattutto di non voler accelerare i tempi, non si può fare un force feeding del muscolo, cioè dare più nel momento in cui la performance è quel tanto che basta per essere in surplus e permettere alla performance di migliorare, è probabilmente più che sufficiente. L'unico momento in cui mi ritrovo a spingere di più con le calorie è quando ci sono dei soggetti che hanno una risposta metabolica, così come ci sono quelli in cat che hanno un metabolismo attivo al ribasso, ci sono quelli che ce l'hanno al rialzo. Ho avuto una persona, un ragazzo che è partito da 2400 a mantenimento, siamo arrivati in massa a mantenere a 3,8. È ovvio che sono casi rari, sono casi rarissimi, però ci sono. Quindi lì ci vuole un giusto mix di non affettare i tempi, ma comunque nemmeno aver paura di spingersi con le calorie. Cioè se uno per 2-3 settimane non mette peso, è il momento di alzarle un po'. Quindi quello sicuramente. E poi sì, cioè check costanti. Io utilizzo molto la performance come parametro. Ad esempio se vedo che la performance non va, posso provare a spostare più calorie nel giorno di allenamento, nel giorno prima di quell'allenamento, e vedere che succede, se c'è per esempio un gruppo muscolare che sta un po' in stallo, degli esercizi che stanno in stallo, ragionare un pochino più sul timing, quindi stesse calorie ma magari cambiamo qualcosa sul pre-workout e vediamo se ha un effetto positivo sulla prestazione. Quindi non necessariamente le variazioni sono in termini, cioè il corpo risponde a uno stimolo, quindi va data priorità a quello che è lo stimolo e va massimizzato lo stimolo. Poi una volta ci sono le disponibilità energetiche per supportare i processi che vengono dopo, è tutto 100-200 calorie di surplus in genere sono sufficienti, 300 per soggetti più grandi. Aggiungo che allora, la prima volta che vidi una differenziazione dei suggerimenti per il bulk in base allo stato di allenamento era in Pyramid di Helms, che suggeriva appunto che diciamo, gli avanzati avrebbero dovuto fare un lean bulk con un surplus moderato, e mentre i neofiti avrebbero avuto il margine più ampio di surplus. No? Quindi più un soggetto o meno un soggetto allenato, più potrebbe stare alto in calorie. Questo mi sorprese al tempo, perché credevo che fosse il contrario. Cioè, proprio perché un soggetto più va avanti nel tempo, più è difficile che aumenti la massa muscolare, allora lì si richiede una maggiore spinta calorica e quindi in teoria anabolica. Evidentemente non è stato così, infatti poi Helms e non solo l'hanno ribadito anche in altri lavori in letteratura successivamente. Diciamo che questo principio, quindi ormai credo che sia entrato un po' nelle metodologie attuali del natural bodybuilding e va considerato. Quindi appunto il grado di allenamento può dettare diciamo la necessità di surplus. Fermo restando che, come diceva Marco, e questo è interessante perché si rallaccia poi al discorso che abbiamo fatto io e Nico sulla NEAT, in surplus ci sono soggetti che aumentano la NEAT a tal punto, cioè il metabolismo per intenderci, che magari per anche solo rimanere al mantenimento devono aumentare molto le calorie più della partenza. Quindi appunto Marco, tu mi dicevi che eri partito da? No, magari io, un ragazzo che seguo era partito da 2,4 e è arrivato a 3,8 e ha mantenuto a 3,8, cioè manteneva il peso a 3,8. È impressionante quanto la genetica possa fare una differenza e quanto appunto il surplus vada poi definito in base al vero mantenimento, ma questo vero mantenimento può variare tantissimo in base alla disponibilità energetica. Questo è una cosa che poi è anche difficile stabilire con delle misurazioni, perché poi appunto anche qua si tratta di stime. Tu come hai stabilito il mantenimento, ad esempio? Io faccio tracciare, diciamo, guardo una media bisettimanale, ho generalmente il peso con una certa frequenza settimanale, però tipicamente aspetto un paio di settimane per fare degli interventi calorici. Se vedo che il peso stalla o non sale abbastanza, e diciamo che oltre alla media guardo anche il trend, perché a volte la media può dare
può sembrare che il peso è stabile, ma il trend è in discesa nella seconda settimana. Quindi so che vado a prevenire quello che tanto so che succederà la settimana successiva. Il peso calerà, quindi posso un po' anticipare i tempi. Impressionante. Comunque alcuni mi traccio il NIT, insomma. Impressionante come ci siano queste variazioni soggettive enormi e certi soggetti vadano su al mantenimento in maniera talmente impressionante. Poi si capisce perché ci sono gli hair gainer, perché magari non è che sono veramente resistenti alla crescita, ma semplicemente perché devono sapere qual è il loro vero mantenimento e quali sono le loro variazioni del mantenimento in maniera da mantenere il vero surplus, che non è quello stimato, ma è quello che dovrebbe essere stabilito sul momento. Faccio un'ultima chiusura con il discorso del surplus moderato versus surplus alto per migliorare il rapporto tra guadagni di massa magra e grassa. C'è un famoso studio che citano molto spesso Schoenfeld, eccetera, cioè che è quello di Garte e colleghi, che stabilì proprio che un surplus moderato era superiore al surplus più elevato per migliorare il rapporto. Cioè, i soggetti con un surplus basso riuscivano ad aumentare la massa magra e contenere gli accumuli di massa grassa meglio rispetto a chi invece stava più alto. La cosa che invece mi sembrava di aver notato è che comunque chi stava in surplus più alto, per quanto il rapporto massa grassa e magra fosse peggiore, comunque riuscivano in termini assoluti ad aumentare di più la massa magra. Quindi questo potrebbe voler dire che anche se tu, stando molto con un surplus diciamo molto elevato, aumenti di grasso in proporzione di più, comunque hai qualche margine di miglioramento in più di massa magra, e questo potrebbe essere preso in considerazione come dato, perché dall'altra parte potrebbe voler dire che in un soggetto che magari è più resistente alla crescita, perché magari è anche meno portato, valutare dei surplus elevati potrebbe essere una cosa sensata anche per un avanzato, magari. Quindi per me questo, secondo me, va enfatizzato rispetto a quello che di solito ho visto fare da Schoenfeld, eccetera, perché loro tendono invece a mettere in risalto il dettaglio opposto, cioè che il rapporto massa grassa-massa magra è migliore per un surplus molto più contenuto. Però va valutato anche l'altra faccia della medaglia, che pur ingrassando molto di più in proporzione, potrebbe esserci un margine in più di guadagno di massa magra. Questo è quello che, insomma, avevo da dire. Va bene, allora io direi che, insomma, questo Q&A è durato parecchio, al di là delle mie previsioni, pensavo che ce la cavassimo con poco. Io direi che ci terremo... Secondo me andava così e quindi... Sì, sì, no, effettivamente avete più esperienza voi. Allora ci teniamo le prossime domande per la prossima puntata, e per me possiamo chiuderla qui. Spero che sia stata utile, io credo che gli spunti siano parecchi e anche molto utili nella pratica, quindi rimanete sintonizzati e alla prossima puntata. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Allora... Sì. E stoppa. Oh cazzo. Oddio. Vai su stop video in basso. Sì, l'ho cliccato, ma.